Buongiorno mitici e mitiche amiche di Marco Drums e dei Construction Simulator. Allora, continuiamo l'hangar, eh? Se avete perso tutti gli episodi indietro, cercate nella playlist, ci sono più di 200 video su Construction Simulator. È un gioco che a me non piace assolutamente. No, piace tantissimo. Come anche Transport Simulator, Transport Fever, ci sono tutti i giochi di costruzione. Diciamo che Construction è veramente fatto bene, quindi ti viene proprio voglia di costruire. Anche gli altri, poi c'è tutta una serie di giochi che sono porting da PC sul canale di Marco Drums, quindi cercateli nella playlist e sfogliate il canale. Io, come sempre, vi ringrazio. E un bel mi piace e commento è sempre gradito, però l'importante è che venite sul canale a vedere i giochi, se vi piace un po' di curiosità se volete comprarli, oppure solo vedere determinate situazioni, tutorial, anche come pulire la PlayStation, come sistemare le varie periferiche, VR2, come attivare la COP su Elden Ring, che ho platinato, vari trofei platini che ho fatto un po', che avevo fatto fatica anch'io a trovare online, ho rifatto i video io, un po' di roba insomma. Adesso vorrei fare qualche video su Lea Play, farvi vedere i giochi che sono inclusi. Allora, impalcature. Qual è l'impalcature? Questo sarà. Credo questo. Non. Allora, dalla grandezza sembra il primo di lì. Adesso vediamo se è questo qua. Secondo me non è questo qua. Forse è questo qua, questo qua è questo qua. Infatti non l'avevo mai visto le impalcature prima. Sì, sono loro. Grande Drums. Ok. Compatta il terreno. Compatta il terreno con rullo. Allora, rullo per terra. Dovrei averlo. Allora, sui primi episodi del gioco io trasportavo tutti i mezzi così con i camion, facevamo tutta la strada. Invece adesso io faccio il viaggio rapido. È bello uguale. Allora, compattiamo un po' così, poi vediamo se manca percentuale, entriamo anche tra i piloni, ma io eviterei di entrare nei piloni perché per adesso. Allora, questo macchinario è la Sani, nuovo nell'ultimo DLC hanno introdotto tutte le macchine della marca cinese Sany, che
vanno bene in game, poi nella realtà non lo so, dovrebbe scrivermi qualcuno che le usa, che le ha usate, o che ne sa di più. Io uso quello del gioco e sono praticamente uguale alle altre. Ho visto anche un documentario sulla fabbrica e non era niente male la fabbrica. Problema, non so farlo prima, sto lavoro. Allora, almeno la fase della schiacciata si vede proprio il terreno compresso, la cosa non compressa, quindi si riesce a capire le parti che sono state fatte e quelle che non sono state fatte. Sarà un per cento. E poi rientriamo dentro. Ah no, c'è un'altra parte io. Io credo che con queste macchine bisogna sempre andare avanti di molto, però effettivamente questo è un rullo. Che vibra. Quindi per me è compatta sia andando avanti che andando avanti, secondo me. Allora amici e amiche, se siete iscritti al canale grazie, se siete di passaggio da YouTube o da qualche motore di ricerca da Google, se volete iscrivervi mi farebbe molto piacere. Boom, che bella morte quella là. Vorrei farvelo vedere dal dentro, dai, può fare. Questo sì, anche se fa un po' fatica a vedere. Qua dentro è così. Però fa un po' fatica a vedere dove. Vabbè, ma si fa fatica a vedere a prescindere. Bisogna andare con quelli manuali, non si fa niente, si non pare. Solo faccio manovra, tocco dentro. Devo continuare a cambiare. Sì, si riesce a vedere un po', però quando c'è il sole si vede meglio. Ancora da forse parte, bravo Marco.
Allora, visto che è in uscita l'anno 2 di Costruzione, io credo proprio di prenderlo, anche se effettivamente magari voglio finire prima tutti i DLC di questo, perché poi prendo quell'altro, gioco un po' e non riesco a finire nulla. Infatti adesso con i DLC sto facendo ancora la parte dell'America. Perché? Perché avevo perso tantissimo tempo a fare tutto, andare avanti, indietro, portare i mezzi, caricarli. È ovvio che nella vita reale è così, però qui sono diventati 200 video e non ho ancora finito. È proprio venuta la notte. Vedete qua. Andava buono prima, no? Se vi piace, sul mio canale ci sono un sacco di video anche di SnowRunner e ci sarà l'anno 5 se non ricordo male, se vuoi è inutile l'anno 5, che io prenderò sicuramente.
Allora, consegna e spargi la ghiaia. Sì, possiamo fare. Anche se... No, dai, facciamo le cose fatte bene. Con l'auto, questo mi piace. Ok, allora io vorrei farlo di giorno però. Non è per niente perché non si vede nulla. Ok, allora adesso spargiamo la ghiaia e poi bisognerà compattarla. Molto attenti col camion, perché è un attimo ribaltarsi. Va. Ok. A pelo, raga. Ah, qui in questo caso io una volta andavo a caricare, tornavo. Questo adesso facciamo così. E poi ci sarà la gettata di tutto il pavimento, ecco che cos'è quelle... Sì, perché sarà tutto di cemento. Fondo dell'hangar, si devono parcheggiare gli aerei.
carico di ieri, tanta roba. Non c'è prima così che girarmi. Ah sì. Allora, quello da cava tiene molta più ghiaia, sicuramente, però qui mi sembra un po' esagerato. Vediamola, ci facciamo un po' di soldi. Boom, è andato contro il muro. Caspita, compatta la ghiaia, io lo sapevo. Fattore di ghiaia è questo qua, perché è per terreno, quindi terreno ghiaia. Allora prendiamolo, invece di far come prima, prendiamolo per il lungo e poi entriamo dentro. La ghiaia si vede bene, eh?
Ecco, questo non volevo.
ce la facevo più, la vibrazione che mi fa sul controllo. Caspita, guarda che roba, e quindi io devo gettare anche dentro o dentro no? No, non c'è dentro no. Ok, stringiamo tutto il braccio, vedi, lui non si deve gettare, ma lo fa già il gioco, quindi stringiamo tranquillamente. Devo fare mezza gettata di qua e mezza gettata di là. Allora, chiaramente, e per fortuna, non si butta via il calcestruzzo come nella realtà, se ti sbagli, fai un casino. Quindi dove non deve andare il calcestruzzo non ci va.
Allora, anche qui facciamo prima a fare così, che a tirarti il braccio, a richiuderlo. Però, se volete vedere tutti i passaggi, andate sul mio canale, nella playlist di Construction, c'è proprio tutto, tutto, tutto. Le prime che facevo trasporto. Andavo a prendere 10 camion di sabbia, andavo a prendere la sabbia, poi tornavo indietro. Tanta roba. Ecco, pareva che doveva arrivare il pomeriggio, che non si vede niente. Allora, il bello di questa macchina è che bisogna sempre compensare il peso anche. E quando si muove c'è un braccio, che è quello di destra e sinistra, che si muove molto più velocemente rispetto a quello del su e giù, che chiaramente può levare il peso maggiore che ruotare. E quindi è tutta una compensazione. Riesco sempre ad avere un tipo di visuale dai, non riesco a fare il pezzettino di non ha fatto il pezzettino, non andrà fatto sicuramente. Un sacco di soldi per farcela, sono sempre 12 milioni. Vedete quanto tempo ci mette a compensare l'ultimo braccio che è salito e quanto scende? Questa è fortuna. No, dai, ma potevi farmelo fare già subito? Perché ha fatto così? Allora, pausa. Mattina, perché di gettare col scuro, no.
li apriamo e ricominciamo a gettare. Andiamo di qua. Allora, questo che cos'è che devo fare? Allora, pelle senza struzzo. Volgicavo. Calcestruzzo sono questi qua. Pacco di componenti della piattaforma, secondo me devo andare a prenderli, perché quando segnala così. Secondo me è ferro, quindi dovrò andare a prenderli col camion.
Allora, come vediamo, qua non c'è. Oh, abbiamo finito il tempo. Fornitore d'acciaio. Credo di sì. È un fornitore d'acciaio. Allora, prendiamo solo il camion. Se non riusciamo a trovare un camion libero, vediamo questo. Ma no, prendi. Vabbè, dai, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Se no, finisce da Marco Drums Games, Hangar e tutto. Ci vediamo. Ciao, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lascio tutti i link in descrizione per gli altri social.